Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Benedetta e oggi non sono sola, sono con tantissimi amici per un mega progetto che abbiamo fatto tutti insieme per la realizzazione di un ricchissimo menù per le feste. È una collaborazione che secondo me non è mai stata fatta su YouTube perché siamo ben 5 canali. Per Natale potevamo stupirvi in tantissimi modi, per esempio esagerare con il rosso. Oppure farvi vedere come addobbavamo il nostro albero. Oppure i soliti addobbi. Invece abbiamo deciso di realizzare un mega menù tutti insieme per darvi tante idee, dagli antipasti al dolce e anche per la decorazione della tavola. Iniziamo subito gli antipasti, comincio io e vi propongo un'insalata di polipo gustosissima e molto fresca. Sempre di Benedetta, cioè io, dei gessini di sfoglia con all'interno un cocktail di gamberetti. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Dashing through the snow in one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. In questo super menù abbiamo pensato veramente a tutti, anche a chi non mangia carne e pesce. Ed ecco l'antipasto proposto da Chiara di Life in Chiara. Ho fatto una ciambella rustica alla pizzaiola con pomodorini, olive nere e provola, che è perfetta anche per i più piccoli. This Christmas I'll dream of a private yacht.
sail anywhere if it's hot. But I got the dream that's making me beam. It's you, me, and mistletoe. I'll dream of a Christmas tree lit up with a gift for me. But this I insist is top of the list. It's you, me, and mistletoe. Twinkling lights, crackling fire. Let's watch the snow. Wintry nights, full of desire that dreams only know. Don't you know, this song is for you, my dear. This Christmas I long to hear that finally the theme is more than a dream about you, me, and mistletoe. I'll dream of a happy throne, good friends and a Christmas song. But perfect for me is a party of three. That's you, me, and mistletoe. I'll listen to children sing, no doubt in the joy they bring. But my heart's desire is away from the choir. It's you, me, and mistletoe. Jingling bells, cozy hotels, we're dressed for snow. All that I miss is a Christmassy kiss from an angel I know. This Christmas, hold off on that private jet. It ain't made me happy yet, but holding you near is the height of my year. Yes, you, me, and mistletoe. I'll dream of our rendezvous. Avete visto il fiocco della ciambella? L'ho fatto Eleonora di Sweet Bio Design. Sì, Chiara, in questo caso ho aggiunto semplicemente un fiocchetto. In questo modo il tuo piatto, oltre che buono, è anche molto bello. Invece Ilaria di Polvere di Riso ha pensato a chi ha delle intolleranze, tipo al lattosio e al glutine. E ho preparato un rotolo di patate ripieno di formaggio e prosciutto. Patate di Ilaria l'abbiamo proposto come antipasto, ma è perfetto anche come secondo. E naturalmente il rotolo di patate è perfetto per tutti, non solo per gli intolleranti. E infatti me lo sono pappato tutto. E adesso passiamo ai primi. Che Natale sarebbe senza una bella pasta al forno? Ci hanno pensato Mauro e Antonio di 55 Winston 55. Sì, ma per fare la pasta al forno occorre preparare in casa una buona besciamella. White snow, let it fall. Grandma wears a knitted shawl. Jingle bells and deck the hall. Santa's on his way. A million stars are burning bright, peeking through the silent night. Let's have one great
little Christmas. Cold wind outside, flying reindeer sleigh ride, warm and cozy inside, home's the place to be. I love to hear the robin sing. Let's raise a glass to Uncle Bing and have one great little Christmas. Everything around goes white and quiet when it snows. Robin perches on the jolly snowman's carrot nose. Partendo dalla besciamella abbiamo realizzato due versioni di lasagne, una radicchio e salsiccia e un'altra con il salmone. Christmas, but I need to change your mind, 'cause I know I've been a troublemaker. I wanna make things right. Well, I misbehaved in April and I broke a heart in May. September wasn't all that good, but I hope I'm not too late. Preparato il ragù di radicchio e salsiccia, non ci rimane che assemblare le lasagne. Nelle varie preparazioni abbiamo deciso di utilizzare delle teglie usa e getta, perché abbiamo pensato alle esigenze di chi ne deve preparare in quantità, di chi le vuole surgelare e di chi le vuole portare a casa degli amici già pronte. Con la stessa besciamella possiamo preparare anche delle lasagne al salmone. Basta mischiare il salmone alla besciamella, condire a strati le lasagne e il gioco è fatto. È un ragù di pesce spada che si prepara davvero in 5 minuti. Io ho scelto di condirci le linguine, ma vanno benissimo tutti i tipi di pasta. Perfetti secondo me sono i paccheri.
Chiara, che ci proponi per primo? Ho preparato i cannelloni ricotta e spinaci. È un piatto classico, perfetto per chi non mangia né carne e né pesce. Sentiamo invece la proposta di Ilaria. Io vi propongo dei nidi di crespelle senza glutine. Thank you.
dose che vi ho dato è per molte crespelle. Se vi avanzano delle crespelle, potete ad esempio riempirle con del prosciutto, arrotolarle, tagliarle e servirle come antipasto. Oltre al menù abbiamo anche delle proposte per abbellire la tavola e a questo ci ha pensato Eleonora. Sì, Benedetta, potete utilizzare semplicemente dei barattoli vuoti di marmellata, di olive, quello che avete, e riciclarli. In questo modo potete inserire una semplice candelina, dei decori trovati in casa e la vostra tavola può risplendere. Questi possono essere anche delle bellissime idee regalo. All'interno potete ad esempio mettere dei dolcetti, dei cioccolatini e diventano subito un'idea regalo low cost. Adesso passiamo ai secondi e inizio io con il salmone in sfoglia. Per il secondo di carne ci hanno pensato Mauro e Antonio. La nostra proposta è un classico per le feste, un arrosto di maiale in crosta. Partiamo subito facendo marinare la nostra carne. Well, I know it's close to Christmas, but I need to change your mind. Cause I know I've been a troublemaker. I wanna make things right. Too late. I try.
but I sure can change my ways. If you could hurry down my chimney, I got your cookies on the plate. Don't wanna wait much longer, so do you have something for me? 'Cause there's a lot of space around the fireplace and underneath my tree. I try, can you take me off your naughty list? I'll pay you Santa baby with a kiss. È il momento più bello e scenografico della ricetta, ovvero formare la nostra copertura di sfoglia. Noi nel video abbiamo utilizzato questo strumentino che serve a fare la griglia. Voi ovviamente, se non l'avete, potete anche semplicemente fare delle strisce e fare un reticolato, un po' come fareste con una crostata. Ospiti che non mangiano né carne né pesce, vi ricordo il mio mix di verdura al forno che ho fatto un po' di tempo fa, vi metto il link in descrizione, che è perfetto come secondo o come contorno. E siamo arrivati al momento del dolce. Finalmente. Allora, io ho preparato il salame al cioccolato, che è golosissimo, con i pistacchi e il cioccolato fondente fuso senza uova. You know it's driving me crazy just being away from you. It's getting colder and baby, I don't want no winter blues. Yeah, I know we've been here before. You've been all alone when the first snow falls. This time I'm telling you, I'll be there for Christmas. Della foto, queste le ha preparate Leonora. Sì, Chiara, questi sono semplicissimi da preparare perché in questo periodo chi non ha la carta regalo? E quindi una stellina, un piccolo nastrino ed è fatto. White snow, let it fall. Grandma wears a knitted shawl. Jingle bells and deck the hall. Santa's on his way. A million stars are burning bright, peeking through the silent night. Let's have one great little Christmas. Cold wind outside, flying reindeer sleigh ride. Warm and cozy inside, home's the place to be. I love to hear the robin sing. Let's raise a glass to Uncle Bing and have one great little Christmas. Everything around goes white and quiet when it snows. Robin perches on the jolly snowman's carrot nose. Fold the paper, tie the bow, kiss under the mistletoe and have one great little Christmas. Take it away. Yeah.
invece ho pensato di preparare una mousse al torrone, facile e golosissima. Invece tu, Ilaria, che hai preparato? La mia proposta è senza glutine, ho preparato dei muffin pan di zenzero. I muffin gingerbread sono pronti, profumano tantissimo, adesso non resta che fare la frosting in superficie. Io ho utilizzato panna e mascarpone senza lattosio, ovviamente se non siete intolleranti al lattosio potete utilizzare panna e mascarpone classici.
Come avete visto, ho spolverizzato i cupcake con dello zenzero in polvere, ma potete utilizzare gli zuccherini che preferite. E per la decorazione ci ha pensato Eleonora. Sì, Ilaria, allora, per questa decorazione ho pensato anche ai bimbi. Infatti, questa divertentissima ghirlanda con gli omini di pan di zenzero è facilissima e divertentissima da fare. Concludere, visto che abbiamo due siciliani, non potevano mancare le paste di mandorla. Eh sì, Benedetta, noi vi proponiamo le paste di mandorla, che sono un dolcetto buonissimo, semplice da fare e perfetto per essere proposto con un caffè con gli amici, ma soprattutto anche per regalarlo per le feste di Natale. Siete arrivati a questo punto del video, vuol dire che ce l'abbiamo fatta! Quattro giorni di lavoro, quattro giorni fino alle due di notte! Giorno e notte a lavorare, ma ce l'abbiamo fatta! Sì. A parte gli scherzi, io devo ringraziare loro che sono venuti a casa mia. Santa Benedetta. Comunque, a parte il grande grazie, vi consiglio di andare a vedere i loro canali perché sono veramente interessantissimi. Grazie a te Benedetta. Quindi vi salutiamo
Approfittiamo per farvi gli auguri di buone feste. Tanti auguri a tanti amici. Auguri, 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 buon Natale. Facciamoci, buon Natale. Facciamoci un bel applauso per sì. E buon Capodanno, buon Capodanno. E come faccio sempre io? Sui pollici, ragazzi. Auguri. 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 Didn't ask for much in the letter that I wrote. The one thing on my... Oltre che ringraziarvi, speriamo che queste ricette possano esservi utili sia sotto il periodo delle feste ma anche dopo. Eh sì, sì, si possono fare praticamente sono sempre buone, non sempre solo a Natale. Quindi noi vi salutiamo, vi facciamo tantissimi auguri. Se vi è piaciuto questo video mettete tanti bei like. Yes. E vi dovete iscrivere per forza. Per forza, per forza. A presto. Ciao. Sì. Siamo arrivati alla fine. Fate vedere anche il nuvola. Nuvola che fa il compagnia sempre qui. Dove sei? Eccolo. Shop windows fill, bags are overflowing too. I don't want these things, 'cause all I need is you. It's Christmas time in the city. The streets are paved with gold. I look around, it's so pretty, but I still